Ragazze, ciao a tutti. Allora, mi è arrivato uno swap a cui ho partecipato sul gruppo Arti Creative su Facebook e sono contentissima. Mi è arrivato in questo momento, mi ha fatto penare perché, allora, è uno swap particolare, vi dico, perché non si sapeva da chi si riceveva il regalino. Quindi io ho spedito una persona, però ho ricevuto da un'altra persona, quindi ero curiosissima. Tutti a ricevere questi swap, io che sono arrivata dopo non so quanto tempo a riceverlo, ero veramente veramente curiosa. Avevo fatto tipo i Toto Swap per sapere chi era. Io ero convintissima che fosse una swappina e l'ho anche tampinata per dire: dimmi, dimmi che sei tu, dimmi che sei tu. Non ne sapevo niente, quindi oddio, mamma mia, sono contentissima. Quindi ho appena aperto il pacchetto. Sì, sono emozionata, ma meno male che non ve l'ho fatto 10 minuti fa il video, perché sennò ero una pazza isterica. Conclusione, la mia swappina è Abby The Voice, Antonella Barro, anche Burzi Grassioni. Mi ha mandato delle cose ma stratosferiche, bellissime, bellissime, bellissime. E vi faccio vedere tutto. Questo è il bigliettino come l'ha impacchettato. Poi mi ha mandato, e vabbè, la creazione la mostro per ultima, la più bella. Mi ha mandato come materiale queste stoffine che sono veramente deliziose. Ma guardate quante stoffine! Ah, no, vi faccio vedere più da vicino. Allora, queste sono tutte le stoffine che mi ha mandato. Io adoro avere tutte queste stoffine di pelle, di feltro, di tutte. Infatti, di pelle non, per dire, non ne trovo quasi mai. E mi ha fatto veramente felice, felice, felice. Mi ha mandato tutte queste per l'embroidery. Adesso sto iniziando pure il soutage. Sapete che figata, guarda, bellissima, veramente contentissima. Poi mi ha mandato tutti questi fili più dei bottoni. Dove sono? Ecco i bottoni. E praticamente mi ha scritto che si usano per le asole, per rifinire le asole, questi fili. Ma si possono utilizzare anche per il cumimo. E che cosa mi ha scritto? Altro non mi ricordo. Ah, è per il macramè. Io giuro, non l'avevo mai visto un filato così. È veramente duro al tatto, eh. Sembrano, cioè, dei fili con un'anima dentro. Però non li avevo mai visti. Quindi veramente sono contentissima. Non vedo l'ora di utilizzarli. Mi sa che per il macramè sono bellissimi sti fili. Quindi ti ringrazio, veramente grazie, grazie. E questi sono tutti i bottoni. Poi mi ha inviato queste perle, ma guardate la prima che è stupenda, questa la devo far uscire di qua. Ma guardate che bella perla. Non so se si riesce a vedere, ma guardate che amore, bellissima questa perla. Ne farò sicuramente degli orecchini, subito subito. Poi mi ha inviato questo cabochon camaleonte, cioè ragazze, è una figata pazzesca. Perché cambia colore? Ma non ho capito se cambia colore in base al calore. No, guardate, guardate, sta diventando viola. Viola, sta diventando viola. Oddio, era verde. L'ho preso che era nero, proprio nero. Poi l'ho lasciato su una parte che era diventato verde. E adesso sta diventando sul rosa, giallo. Secondo me cambia in base al colore, ma guardate. Oddio, ma che è sta figata? Io non sapevo di questa cosa. Ora staremo qua con il video a vedere questo video per 30 minuti per vedere come cambia colore. Guardate, sta cambiando colore, come cambia colore il cabochon camaleonte. No, vabbè, dai, io non l'avevo mai visto. Ok, allora, ve lo poggio qui. Dove lo metto? Lo metto qui e nel frattempo vi faccio vedere le altre cose che mi ha inviato. Così vedete come cambia colore. Ok, poi mi ha inviato tutti questi nastrini. Ecco, faccio così, va, che forse è meglio. Beh, mi ha inviato tutti quanti questi nastri, ma che belli, i nastri di raso, io li adoro, sapete? Vi ho fatto anche vedere di recente una foto tutti i miei nastri, mamma mia. Dove vado, vado, prendo sempre nastri, quindi sono fissata. E mi è nata questa cosa con come si dice, con i kansashi. Però poi ho iniziato a prendere tutto di più, un sacco di lavorazioni con i nastrini. Infine, un sacco di materiale creativo e me l'ha messo anche in coordinato, perché mi ha creato proprio delle bustine con dentro delle cose coordinate. E quindi mi ha messo delle pietre, delle perline e mi ha creato tutte queste bustine che non vedo l'ora di utilizzare con il soutage. Sì, perché adesso le perline le ho iniziate a riprendere, però voglio fare sto soutage perché mi piace un casino. E quindi guardate, queste sono tutte le bustine che mi ha creato, ma dai, sono bellissime. Cambiamo sto coso, lo mettiamo qui, vediamo se cambia colore. Ma voi non lo vedete però. Vabbè, poi ve lo faccio vedere. Infine, monachelle, queste qui. E quest'altra bustina di tutte perle sul bianco e panna.
guardate, è cambiato colore. Non so se riuscite a vederlo, è cambiato colore, eccolo qui. Ah dai, bellissimo. Poi quando lo metto sulla mano cambia ancora colore. Ma che è sta cosa, giuro. Ora starò 3 ore qua così a vedere. No, allora, vi devo mostrare la creazione, bellissima. Poi mi sono emozionata quando ho detto che si chiama Parure Rosy, perché è stata progettata e dedicata a me. Ed è questa, la Parure. E ditemi se non è stupenda. È stupendissima. È tutta fatta con le perline. Quindi questa qui è la Parure. Guardate che bella che è questa Parure. Io non perlino da un sacco di tempo. E... cioè, Dio, è stupenda. Questi sono gli orecchini. Poi è del colore mio preferito. Non so come... a chi ha chiesto, perché io ho delle talpe che suggeriscono, no, però può essere che anche l'abbia sentito in qualche mio video. E questa qui è la collana, guardate che bella, è bellissima, di quelle che si stanno usando adesso con questi, tutte queste cose piatte così, va, bellissima. Infatti me ne volevo fare una, però poi riprendere le perline in mano veramente sarebbe come frustarmi, quindi non l'ho fatta, e sono contentissima, la indosserò sicuramente. Quindi questa è la creazione e sono veramente molto molto contenta. Ringrazio Antonella, perché anche se mi hai fatto aspettare, io, cioè, sono morta di curiosità, però veramente sono stata contentissima, quindi ringrazio Antonella e anche Valentina Donatiello, perché ha organizzato lo swap, che è carinissimo sto swap fatto così, e sul mio gruppo non lo organizzerò mai, solamente nel caso in cui qualcuna estrae le coppie al posto mio, perché io non voglio sapere da chi ricevo, quindi non lo farò solo per quel motivo. Questo è il cabochon camaleonte. Vediamo che fine ha fatto, è diventato tutto blu, vedete? Ancora per poco, perché poi adesso cambierà colore. E quindi niente, ringrazio veramente di tutte queste cosine, cose che non sapevo, di cui non sapevo nemmeno l'esistenza, cose bellissime. Sono molto molto contenta e grazie, l'ho detto già. Vabbè dai, ho ringraziato già abbastanza, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao!